alcuni video della mamma Angela Manca, la quale in maniera molto combattiva ha espresso tutta la sua rabbia, la sua indignazione, tutto il suo credere nel fatto che questa verità di Dio deve venire fuori, deve assolutamente venire fuori. E mi sono proprio di più commosso. Poi ho cominciato a muovermi. Gianluca mi ha invitato a casa sua, io ho conosciuto la mamma, poi anche il papà, poi sono diventato amico suo, ci siamo frequentati, ora è quasi un anno, non è meno. Ci siamo frequentati, ci siamo parlati, ci siamo confrontati e mi ha chiesto: vuoi leggere questo libro? Me lo ha dato, io ho letto fino a forse a pagina 20 più o meno, questo l'ho raccontato sempre, diciamo. Dopodiché mi sono reso conto che è un libro troppo forte, l'ho lasciato sulla mia scrivania perché siccome devo leggere tanti altri libri e devo fare tante altre cose, che poi lo leggerò, intanto lo metto lì, è rimasto un mese e mezzo sulla mia scrivania, seppur impolverato, perché in realtà io non ho avuto il coraggio di leggere subito questo libro. Il lettore, almeno per quanto mi riguarda, quando si imbatte in questo scritto, deve armonizzare con la sofferenza, deve entrare in dialogo con i disagi interiori, in questo caso di Attilio che Luciano fa parlare con grande sforzo di fantasia, ma io penso senza discostarsi proprio dalla realtà. Fa parlare Attilio, fa dire ad Attilio quali sono i suoi sentimenti post mortem sulla sua vicenda, ed è questo che tocca profondamente. Già al di là di questo libro, la vicenda di Attilio commuove, ma questo libro ancora di più fa scendere veramente nel profondo, ti fa fare un'esperienza spirituale troppo forte. Ecco perché io non ho avuto il coraggio di leggerlo subito. Poi mi sono dovuto dare da fare perché arrivava la prima presentazione del libro, dovevo averlo letto almeno una volta. Ed è stato, io non so quante volte ho pianto, perché un continuo pugno nello stomaco, non mi vergogno a dirlo, anche ogni tanto piango. E questo continuo pugno nello stomaco, una vicenda così triste, così forte, così ingiusta, così irreale, così manipolata, così ingiustamente manipolata, non può lasciare al livello della commozione, deve in qualche modo muoverti. Uno mi dirà: tu che cosa hai fatto? Io niente. Magari sto qui a discutere con voi su questo libro, a dirvi: mi raccomando, leggetelo. Non è pubblicità, ma è invito a fare veramente un'esperienza spirituale forte, a prendere coscienza, a capire che la nostra mente deve passare anche attraverso la sofferenza per capire veramente le cose. Che cosa faccio io? Io non faccio niente, penso che da solo non si può fare niente. Come i malfattori da soli non possono far niente. Il lupo, quando è da solo, senza il branco, non è pericoloso più di tanto. E allora, se i malfattori uniti assieme possono fare danno e danni grossi, perché noi che stiamo da questa parte, che ci crediamo brave persone, non ci mettiamo insieme e facciamo qualcosa assieme? E passiamo da quel commuoverci al muoverci? Se qualcuno mi chiedesse: vale la pena leggere questo libro? Dico: certamente sì. Se vuoi conoscere il tuo territorio, la tua cultura, la tua storia, le tue vicende, anche di cronaca, leggi questo libro e non solo. Ricordati che di Attilio Manca ce ne sono stati già tanti, non aspettiamo che ce ne siano ancora altri. La vicenda di Attilio permette di capire che c'è un mondo che è sommerso, che è nascosto, che è ingarbugliato negli interessi anche politici. Questo mondo non deve venire fuori. Perché a causa di questo mondo, che è il nostro futuro, il futuro di tanti che ci seguono, è rovinato già in partenza. Questo è ingiustizia pura. Non può andare bene. Non può andare bene. Non possiamo limitarci soltanto a lamentarci delle cose. Bisogna iniziare veramente ad aprire gli occhi, a saper leggere tra le righe, a smettere di berci tutta quell'acqua sporca che anche i giornali, i media, la TV ci propagano in continuazione. Noi non siamo stupidi, abbiamo la nostra intelligenza. Abbiamo la nostra coscienza, abbiamo i nostri valori, i nostri sentimenti, siamo persone. Attilio è stato spacciato come un drogato, ma in realtà egli è una persona buona, intelligente, colta, piena di dignità e di grandi valori. Almeno per questo andrebbe rispettato, almeno per questo bisognerebbe continuare a lottare per lui. Io mi sono appassionato alla vicenda di Attilio perché ho conosciuto la sua famiglia. Ecco, entrare nelle situazioni. Questo significa muoverci. Allora, visto che siamo in un tempo speciale, che è quello della Pasqua, adesso faccio le visite parrocchiali, visto che siamo in un tempo speciale, che è quello della Pasqua, cerchiamo di muoverci. Noi ci diciamo cristiani, ci commuoviamo davanti alla vicenda di Cristo, muoviamoci anche con Cristo. Io sto pensando come
Attilio possa in qualche modo essere anche affiancato alla vicenda stessa di Gesù. Anche Gesù viene maltrattato, ingiuriato, calunniato, accusato e mandato a morte in maniera ingiusta. È la storia che si ripete. Noi la smettiamo solo di commuoverci. Per quello che ci è possibile, cerchiamo anche di muoverci. Buona lettura a tutti. Grazie a Andrea Palma. Adesso cedo la parola a Santo Laganà, presidente del Presidio Libera Italia di Milazzo. Buonasera, una piccola precisazione. Io sono il presidente dell'Associazione Antimafia d'Italia. Ho a che fare con Libera perché la mia associazione, insieme alla Rotta 3, ha fondato un presidio di Libera a Milazzo. Detto questo, io come presidente di un'associazione antimafia, come militante, diciamo così, di un'associazione antimafia, sono qui per fare il militante di un'associazione antimafia. E quindi per me il libro da presentare con la storia di Attilio sono solamente uno spunto. E Graziano mi ha dato un assist meraviglioso. E quindi io parto facendo due domande. Perché Gianluca Manca è qui stasera? E perché